Con il consigliere regionale Fabiano Barbisan, lei ha fatto un comunicato stampa in ordine a un po' a quello che si sente e si legge un po' sui giornali a proposito dell'infiltrazione mafiosa nel territorio del Veneto orientale. Ecco, ci può poi illustrare ai cittadini qual è il senso del suo comunicato stampa? Il senso è chiaro, se si legge è chiarissimo. Succede un attimo, cioè, quello che oramai facciamo un attimo il riassunto. Qualche mese fa è stato messo in difficoltà, arrestato il sindaco di Eraclea, e vuol dire che gli inquirenti in qualche modo avevano degli elementi che facevano appunto presupporre a questo. Dopodiché si legge nei giornali, i consiglieri comunali fanno interrogazioni a Caorle e si è saputo anche a Jesolo. C'è un pericolo, noi siamo una regione che sul turismo, soprattutto le spiagge in questo caso, portano milioni di turisti, fanno un'attività che appunto edilizia, edile, per ricevere i turisti importanti, gli imprenditori, e se queste attività illecite, cioè con provenienze di fondi illeciti, con persone che lavorano in modo illecito, vanno a investire nel territorio, chiaramente per trarne un illecito profitto, è chiaro che la politica deve intervenire come è già intervenuta e sta intervenendo. Il senso è tutto qua. C'è una commissione d'inchiesta parlamentare, c'è una commissione regionale dove appunto si raccolgono gli elementi e si cerca di capire come fare ad arginare questo fenomeno. È un fenomeno che sì, non è che sia puramente e solamente italiano, perché oramai la malavita, come si legge, viene da tutti i paesi del mondo, da tutti gli stati. Per noi però è una cosa molto molto anomala in questo territorio, in questa regione. Questo è quello che mi sento di dire. E qua dobbiamo per forza rinforzare la fiducia nelle istituzioni, nelle forze dell'ordine, e con questa fiducia appunto supportarli al che vadano a chiarire questi fenomeni. Cioè, non è pensabile che ci sia poi riciclo, poi, perché tutti sappiamo che una volta che ci sono soldi di provenienza illecita devono essere spesi per moltiplicarli ancora in modo illecito. Quindi il Veneto non si presta, ecco.